Allora partiamo. Allora, oggi vi parlerò di cose abbastanza strane che hanno, diciamo, un'aura un po' magica, sicuramente. E cercherò di portarvi delle dimostrazioni sperimentali, per quanto possibile, che dimostrano che queste tecniche così strane, così diverse, diciamo, dall'agricoltura tradizionale, hanno anche degli effetti che possono essere dimostrati scientificamente. Dunque, quindi parliamo di questa agricoltura biodinamica che, insieme all'agricoltura biologica, di cui sicuramente avete già sentito parlare, e all'agro-omeopatia, anche questa penso sia una cosa... Buongiorno. Grazie, scusate. E anche l'agro-omeopatia penso sia una cosa abbastanza nuova, e ve ne parlerò anche di questa perché ha molte somiglianze, similarità con la biodinamica. Dicevo, agricoltura biologica, biodinamica e agro-omeopatia rientrano tutte in quella che comunemente viene chiamata agricoltura non convenzionale, che è caratterizzata come primo aspetto da forti limitazioni nell'uso dei prodotti chimici, sia per il terreno che per le malattie, e dal divieto assoluto di coltivazione di OGM, cioè di organismi geneticamente modificati, non sono ammessi in questo tipo di agricoltura. C'è un particolare interesse verso la fertilità del suolo e delle risorse non rinnovabili, della biodiversità agricola e naturale, e quindi si cerca in questa agricoltura non convenzionale di adottare sempre il più possibile delle tecniche rispettose per l'ambiente. In particolare vengono utilizzate varietà adattate all'ambiente di coltivazione. Perché questo? Perché potendo fare molto meno uso di prodotti chimici per il controllo delle malattie, bisogna che ci siano delle varietà coltivate che siano già naturalmente più resistenti. E quindi una varietà che è già adattata all'ambiente in cui viene coltivata è sicuramente più resistente in maniera naturale di una varietà che invece è adattata a un altro clima o a un altro ambiente. Si fanno con successioni di colture diverse che si possono proteggere a vicenda e rotazioni colturali, quindi non c'è assolutamente il concetto della monocultura tipica. Se avete delle cose che dico che non capite, mi interrompete tranquillamente. Quindi non c'è la monocultura tipica dell'agricoltura convenzionale. Perché questo? Perché col fatto che non si può concimare in agricoltura non convenzionale, non si può concimare il terreno con fertilizzanti di sintesi, il famoso NPK, azoto, fosforo, potassio, bisogna che siano le colture stesse che concimano il terreno, quindi ci sono sempre una rotazione tra, ad esempio, cereali e leguminose, leguminose che concimano il terreno. Si fanno degli anni di sovescio, quindi con leguminose che poi vengono interrate e anche queste concimano. Quindi diciamo che anche le tecniche culturali sono diverse tra agricoltura non convenzionale e agricoltura convenzionale. Poi nell'agricoltura non convenzionale in generale si tende ad usare una meccanizzazione leggera, quindi macchine molto meno potenti. Ad esempio l'aratura non si fa
profonda come generalmente si fa nell'agricoltura convenzionale, ma si fanno delle arature o addirittura solamente delle sarchiature molto più superficiali, proprio per rispettare la vita del terreno. Siccome la vita è essenzialmente i microrganismi del terreno nei primi strati, non si mandano sotto come si fa rivoltando la zolla in maniera profonda. Si cerca di mantenerla abbastanza in superficie, buongiorno, in superficie per mantenere la fertilità del suolo. La concimazione, come vi dicevo, si fa col sovescio, ad esempio, come vi ho detto prima, oppure con concimazione, con letame compostato in vario modo. E per quanto riguarda la lotta alle malattie e agli insetti, si tende ad usare delle sostanze naturali, quindi non degli insetticidi o dei pesticidi di sintesi, come invece vengono utilizzati nell'agricoltura convenzionale. Queste, diciamo, sono le caratteristiche generali che caratterizzano l'agricoltura non convenzionale, che vi ho detto comprende l'agricoltura biologica, la biodinamica e l'agromeccanica. Il metodo di coltivazione sicuramente va ad incidere sulla qualità del prodotto e sempre più la gente tende ad avere un particolare interesse verso i cibi catalogati come biologici o biodinamici, perché li vive come cibi più sani e che possano fare meglio all'organismo. E infatti possiamo vedere, adesso vi farò vedere qualche esempio, che non, il tipo di coltivazione va ad incidere non tanto sui componenti del prodotto come glucidi, lipidi, proteidi, ma essenzialmente sui metaboliti secondari. Quindi è il metabolismo secondario della pianta che viene particolarmente influenzato dal diverso tipo di coltivazione. Questi metaboliti secondari hanno, quindi, tutti i prodotti del ad esempio del metabolismo fenolico, le vitamine, tutti questi prodotti di questo tipo sono tutti i fenoli, i polifenoli, eccetera. E queste sostanze hanno un ruolo ecologico nella pianta stessa, perché sono coinvolti nei meccanismi di difesa della pianta verso i patogeni e gli insetti, ma sono anche estremamente importanti perché hanno proprietà funzionali nell'uomo, cioè hanno soprattutto un effetto antiossidante. Quindi ad esempio vi farò poi vedere delle sperimentazioni, la quantità, se il tipo di coltivazione può andare a incidere ad esempio sul contenuto in vitamine, sul contenuto in polifenoli della pianta coltivata, e quindi aumenta, generalmente aumentandolo, e quindi aumenta il valore nutraceutico del prodotto. Perché mangiare ad esempio fragole con un contenuto maggiore di vitamine o di polifenoli, che sono degli antiossidanti nell'uomo, quindi una sostanza antiossidante, fa bene alla salute perché combatte i radicali liberi. E quindi questo è un effetto estremamente positivo collegato al tipo di coltivazione che andiamo ad effettuare. E infatti, pur non essendoci molti studi scientifici, perché purtroppo questo tipo di approccio è ancora non molto accettato, diciamo, dalla scienza accademica classica, e quindi purtroppo le ricerche scientifiche non sono moltissime su questi argomenti. Però si è visto, ad esempio, che su diversi tipi di prodotti, come mais, pomodoro, fragola, mora, melo, prugno, coltivati in biologico e in convenzionale, vi parlo di studi scientifici, quando parlo di studi scientifici sono studi in cui
il protocollo scientifico è rigoroso, quindi vuol dire che sono studi in cui ad esempio lo stesso tipo di coltura, facciamo ad esempio l'ipotesi del prugno, quindi alberi di prugno vengono coltivati nella stessa azienda, perché logicamente non posso confrontare prodotti che vengono da aziende diverse, perché c'è una variabilità che non mi permette un confronto scientifico. Quindi sono proprio studi con protocollo scientifico randomizzato, fatto per bene, che permettano di poter valutare il confronto tra queste sostanze. E si vede che queste colture coltivate in convenzionale e in biologico, agricoltura biologica, non hanno evidenziato differenze significative sulla qualità nutrizionale, quello che vi dicevo prima, proteidi, glucidi, lipidi, eccetera, ma hanno tutte mostrato livelli significativamente più alti di metaboliti secondari, quello che vi dicevo prima. Quindi non tanto il valore nutrizionale, ma il valore nutraceutico, quindi i metaboliti secondari tipo vitamine e composti fenolici, sono stati significativamente più alti nei prodotti coltivati in biologico. Ancora più difficoltoso e più sottile è il confronto tra biologico e biodinamico, perché siamo, mentre tra convenzionale e biologico, diciamo, le differenze culturali sono forti, tra biologico e biodinamico, come vedrete dopo, le differenze sono molto, molto minori. E quindi anche le differenze sui metaboliti secondari non sempre si mettono in evidenza. Però in uno studio recente fatto su vigna si è proprio visto che nell'ultimo anno di confronto, è stata una prova quadriennale e quindi anche il terreno coltivati in biodinamico man mano si è arricchito, nell'ultimo anno di questa prova si è visto che il biodinamico aveva un livello di metaboliti secondari maggiore del biologico, quindi ancora migliore, naturalmente sempre molto maggiore rispetto al convenzionale. Vediamo adesso che cosa significa agricoltura biodinamica e come si differenzia. Quindi siamo all'interno, al grosso cappello dell'agricoltura non convenzionale, che cosa differenzia l'agricoltura biodinamica da quella biologica. Gli aspetti comuni a entrambi i metodi sono, come vi dicevo prima, rinuncia all'uso di sostanze chimiche di sintesi, incremento della fertilità del suolo tramite concimazione organica, quindi compost e sovation, cicli delle sostanze il più chiusi possibili nel biologico, più l'azienda è autosufficiente meglio è, e coltivazione di piante adattate all'ambiente, come vi dicevo prima. Queste sono, diciamo, le caratteristiche generali comuni ai due metodi. Che cosa c'è di tipico del metodo biodinamico rispetto al metodo biologico? L'uso dei preparati biodinamici, e adesso vedremo cosa sono. Processi di compostaggio del concime utilizzando i preparati biodinamici, quindi non viene compostato così come viene fatto nel biologico, ma è, come vedremo, è un sistema di compostaggio molto particolare, e una particolare attenzione ai ritmi biologici e cosmici. E qui andiamo un po' nella magia, come vi dicevo prima. Cosa sono? Quindi cominciamo ad analizzare questi punti particolari del metodo biodinamico. Innanzitutto i preparati biodinamici. Che cosa sono? Sono sostanze naturali, assolutamente naturali, quindi non di sintesi chimica, che derivanti dal mondo minerale
o dal mondo vegetale o dal mondo animale, che vengono trasformate secondo dei procedimenti particolarissimi. Adesso ve ne farò vedere alcune, non tutte, sono tanti preparati biodinamici, ogni preparato ha un suo tipico processo di trasformazione. In generale si possono distinguere in preparati da spruzzo, che vengono spruzzati sul terreno e sulle piante, e preparati da cumulo, che vengono utilizzati per il compostaggio biodinamico. Vi dicevo che il compostaggio biodinamico è diverso da quello biologico proprio perché vengono utilizzati alcuni dei preparati biodinamici per il compostaggio. E quindi ho messo alcuni esempi, ad esempio un preparato importantissimo nel metodo biodinamico è il preparato 501, che adesso lo vedremo, che è ocorno silice, in cui il materiale di partenza è proprio il quarzo, quindi SiO2 silicio, da cui si ricava questo preparato. Poi ci sono tantissimi preparati di origine vegetale, tarassa con la camomilla, l'achillea, corteccia di quercia, chi più ne ha più ne metta, naturalmente vengono preparati da piante che sono state allevate secondo il metodo biodinamico, quindi l'origine di questi composti è sempre biodinamico, oppure origine animale come ad esempio il letame, una fase di muta che poi viene... Esatto. E vediamo, adesso vediamo i due principali preparati da spruzzo, che sono proprio il corno letame e il corno silice. Corno letame, che prende il nome di preparato 500, e il corno silice, che prende il nome di preparato 501. Come si preparano? E qui sembra proprio magia pura. Allora, dal letame di mucca, sempre mucche allevate secondo il metodo biodinamico, e letame di mucca che viene introdotto in corna sempre di mucca e che vengono poi messe sottoterra per la stagione invernale, per i 6 mesi dall'autunno fino alla primavera. In primavera queste corna vengono disotterrate, si estrae il materiale che non ha più assolutamente niente a che vedere con l'etame, è un preparato, è praticamente humus, con un odore buonissimo di sottobosco e molto friabile, scuro, molto friabile. E questo preparato viene poi diluito in acqua 150 grammi ettaro, quindi una quantità minima, e questo, ed è per questo che dopo parleremo anche di agromeopatia, proprio perché in comune queste due tecniche, che molto spesso sono incrociate, quindi molti coltivatori biodinamici utilizzano anche preparati omeopatici, e ad ogni modo già questo preparato è quasi omeopatico perché ha una concentrazione piccolissima, e poi il preparato diluito in acqua viene dinamizzato, quindi viene mescolato, adesso dopo ne parleremo della dinamizzazione, secondo particolari processi o a mano o con appositi macchinari, e poi spruzzato o sul suolo, sul terreno umido prima della semina o subito dopo l'emergenza delle piantine. E si è visto che ci sono stati fatti molti studi scientifici sul preparato 500, che aumenta la fertilità del suolo e attiva lo sviluppo radicale della piantina, delle piante. Invece il 501, che è l'altro preparato da spruzzo, che è il corno silice, come vi dicevo, si prepara partendo dal quarzo,
quindi dal silicio SiO2, che viene triturato, frantumato fino a ottenere una polvere estremamente fine. Anche qui viene, si fa una specie di impasto diluendolo in acqua. Questo impasto viene inserito nel corno, corna che poi anche in questo caso vengono sotterrate e vengono, a differenza del corno letame che viene lasciato nel periodo invernale, quindi da autunno a primavera, il corno silice è l'opposto, viene interrato in primavera e disotterrato in autunno, quindi viene lasciato durante il periodo primaverile estivo sottoterra. Anche il corno silice viene poi diluito in acqua, qui addirittura il dosaggio è ancora inferiore, 3 grammi ettaro, quindi sono veramente dosaggi quasi omeopatici, dinamizzato e poi spruzzato sulle piante. Sul corno silice non ci sono tanti lavori scientifici come sul corno letame. Ci sono molte esperienze personali di gente che l'ha utilizzato e che ha visto dei miglioramenti, ma finora non ho trovato proprio dei lavori che possono essere pubblicati su riviste importanti e referate che possano comprovare l'efficacia, dico subito, del corno silice. E ad ogni modo quello che dicono i coltivatori biodinamici è che dà un aiuto verso la resistenza ai patogeni, soprattutto i patogeni fungini, e anche una certa resistenza alle radiazioni solari. Naturalmente va dato secondo determinate accortezze. Io ad esempio, che tante volte nel mio giardino provo così per curiosità alcune di queste cose, non sapevo, perché non c'era scritto sui testi, che va dato prima del sorgere del sole, quindi va dato prestissimo al mattino. Io l'ho dato, avevo una magnolia che aveva degli attacchi fungini, l'ho dato verso le 10 e mezza, eccetera, completamente bruciata, quindi è stato un disastro, perché essendo molto diciamo correlato secondo i biodinamici all'effetto sole, alla luce, bisogna darlo in un determinato modo, quindi la luce, il sole lo attiva troppo e quindi l'effetto è stato troppo intenso e quindi ho perso la pianta. Che te ne cioè, per curiosità, che consistenza assume il corno silice? È una poltiglia, sempre una specie di poltiglia, sì. Quando l'impasto viene messo nel corno, dobbiamo sigillarlo al corno? No, viene messo giù così, sì, in modo che sia aperto alle possibili migrazioni di microrganismi. Ecco, vedete che quando vi dico sembrano cose veramente magiche, vedete qui è la preparazione dei corni con il letame che viene inserito, dopodiché i corni vengono messi nel terreno e vedete quando si estrae è ancora la forma, ma è estremamente friabile, appena lo si muove è friabile, non ha più nessun odore ed è praticamente humus e viene messo nel dosaggio che vi dicevo prima, in questi barili qui si vede una dinamizzazione per vortice, si mescola prima in un senso e poi nel senso opposto in modo che si formino dei vortici. Qui viene fatto manualmente, ma ci sono anche dei macchinari quando le quantità sono grandi, proprio dei dinamizzatori meccanici che fanno questo processo. Quindi sembra una cosa stranissima, però ci sono sul corno letame dati scientifici che comprovano
la sua attività microbiologica potente. È uscito proprio su un'ottima rivista l'anno scorso uno studio fatto dall'Università di Perugia sulla composizione molecolare del corno letame. Sono stati analizzati tre diversi campioni di corno letame e tramite tecniche spettroscopiche di risonanza magnetica nucleare e di gas cromatografia di massa, quindi delle tecniche estremamente sofisticate, ed è stata evidenziata una struttura molecolare estremamente complessa nel corno letame, in cui predominano i derivati aromatici della lignina, i polisaccaridi di origine vegetale, i composti lipidici e sia lineari che ciclici, sia di origine vegetale che microbica. E si è visto che questo compost è molto più violabile quando viene messo nel terreno rispetto al compost normale, fatto senza l'uso dei preparati biodinamici, e quindi essendo più violabile rilascia molto più rapidamente prodotti per le piante che quindi vengono stimolate nella loro crescita. Sempre come preparati da spruzzo, quindi abbiamo visto il corno letame e il corno silice, che sono i due preparati più importanti, ma poi ne abbiamo tanti altri. Diciamo che la biodinamica usa molto la fitoterapia per le piante, quindi utilizzando altre piante, il più possibile piante della stessa azienda, proprio perché sono adattate all'azienda dove c'è il problema, quindi utilizzare le piante coltivate nella stessa azienda è sicuramente migliore. Quindi tenta di curare le piante con altre piante e vengono effettuati dei decotti, ad esempio il decotto di equiseto che induce resistenza ai funghi, ma l'equiseto, come sappiamo, il decotto di equiseto è sempre silice, è ricchissimo di silice e quindi ha un po' lo stesso effetto del corno silice sulle piante, che protegge contro le infezioni fungine. Il macerato d'ortica, ad esempio, il decotto si fa proprio facendo bollire la pianta in acqua per un certo tempo e poi dopo si utilizza sempre dopo diluizione e dinamizzazione. Queste sono due tecniche che ci sono sempre nel metodo biodinamico, vengono spruzzate sulle piante. Il macerato invece si mettono le piante dentro l'acqua e poi si lascia lì per un certo tempo a macerare. Dopodiché anche lì si utilizza questo macerato diluito e dinamizzato. Gli oli essenziali, anche questo utilizzati soprattutto nella lotta ai patogeni fungini. Un altro esempio è la tisana di foglie e fiori di assenzio, che ha una funzione antiacaro e antinsetto. Infuso di fiori di calendula, insomma, ce ne sono tanti, ciascun preparato con una diversa azione sulle piante. E invece i preparati, quindi questi che abbiamo visto sono i cosiddetti preparati da spruzzo, esistono poi i preparati da cumulo, che sono anche questi a base di piante officinali, che sono l'achillea, la camomilla, l'ortica, il tarassaco, la corteccia di quercia e la valeriana. Quindi sono sei i preparati da cumulo e anche questi sono sottoposti a un processo molto particolare di preparazione. Quando sono maturi diventano una sostanza, anche loro una sostanza umida, colloidale da vedere, e vengono immessi nel cumulo biodinamico,
in piccolissime quantità. Vedete, questo ad esempio è un cumulo biodinamico con letame in compostaggio e viene ricoperto di paglia e vengono, si effettuano dei fori laterali nel cumulo dove vengono immessi in piccolissime quantità i preparati che hanno un effetto di attivatore microbiologico. Come viene fatto questo cumulo biodinamico? Si può fare sia utilizzando il letame, nelle aziende che hanno la possibilità di avere del letame buono, possibilmente non da mucche trattate con fitofarmaci, con farmaci o con ormoni. Ma siccome è molto difficile a questo punto avere del letame buono per fare il cumulo, molto spesso si fa il cumulo con materiale organico da decomporre, quindi foglie, sfalci d'erba, eccetera. Si allestiscono questi cumuli allungati trapezoidali in cui poi vengono inseriti i preparati biodinamici da cumulo e, come vi dicevo, si ricopre con paglia. Nei primi 15-20 giorni dal momento dell'allestimento del cumulo, la temperatura tende a salire molto a causa dei processi fermentativi che avvengono all'interno del cumulo, raggiungendo temperature di 50-60 gradi, e questo è molto importante perché con queste temperature vengono devitalizzati i possibili semi di erbe infestanti che potrebbero esserci e quindi non germinano più anche quando questo cumulo viene distribuito sul terreno, e vengono devitalizzati anche eventuali microrganismi patogeni, quindi spore fungine, batteri, eccetera. Passando a questo periodo, infatti vedete qui che il cumulo tende a fuma proprio perché la temperatura all'interno è molto molto alta. Poi la temperatura lentamente si abbassa e si iniziano a sviluppare i microrganismi e gli organismi utili, ad esempio i lobetti. Cumulo biodinamico alla fine della sua maturazione, che ci mette circa dai 4 ai 6 mesi a essere completamente maturo, e si è dimezzato come dimensioni rispetto all'inizio. Ed è humus. Io ho avuto varie volte occasione di andare a valutare dei cumuli biodinamici, e veramente ci si mette la mano dentro e viene fuori questo terriccio, e sembra proprio il terriccio, anche questo terriccio del sottobosco, profumatissimo, quindi proprio col profumo dell'humus del sottobosco, e per ogni manciata ci saranno 40-50 lombrichi, quindi una quantità di lombrichi incredibili che sono molto utili poi da mettere nel terreno perché sono fanno delle microarature, quindi sia sono utili per la cura del terreno, mangiando e poi dopo defecando il terreno viene frantumato, e poi dopo aumentano proprio la fertilità stessa. E quindi vedete che il compostaggio biodinamico è diverso dal compostaggio biologico. In agricoltura biologica purtroppo a volte viene utilizzato anche il letame fresco, che invece non va sempre meglio del chimico, cioè parliamo nel biologico, invece che dare dell'NPK chiamo del letame, e quindi sicuramente la vita del terreno. Però il letame non maturo è acido, può contenere semi infestanti, può contenere microrganismi, eccetera, fa puzzo, cioè non è assolutamente una buona pratica. Se no viene fatto maturare, ma viene fatto maturare così all'aria,
mentre nel compostaggio biodinamico è molto più curato questo compostaggio. Direi, se posso dare un'opinione personale, il biodinamico è un biologico evoluto, cioè molto più curato e con dei risultati che sicuramente sono migliori, anche se comporta sicuramente una manodopera molto maggiore da parte dell'agricoltore, il biodinamico rispetto al biologico. E qui potete vedere ad esempio dei risultati ottenuti con liquame compostato, perché anche il liquame si può far compostare, e si può far compostare con o senza preparati biodinamici, e quando si fa compostare con i preparati, dopo alcune settimane il liquame si presenta, anche questo, denso, scuro e totalmente inodore, non ha più nessun odore tipico del liquame, e viene utilizzato, diluito e dinamizzato, anche questo, sia sul terreno che sulle piante. Questi sono i risultati di una sperimentazione fatta molto bene, in cui sono stati utilizzati delle vasche di vetro della dimensione 30x80 per un centimetro, quindi spesso un centimetro, quindi molto molto vicine, e poi 30x80 di profondità. È stato messo il liquame e all'interno di queste vasche è stato fatto germinare del fagiolo nano, e cioè terra trattata con liquame, e avevamo tre tipi di liquame, quindi liquame maturo, compostato ma non compostato con i preparati, un altro tipo di letame, sempre della stessa provenienza, aerato più bentonite, e il terzo tipo di liquame, sempre aerato con bentonite e con i preparati biodinamici. E poi si è stato valutato lo sviluppo radicale delle piantine, e si vede che con il primo tipo di liquame, cioè liquame non trattato, Nei primi 40 cm di profondità del cassone si ha uno sviluppo radicale che però non è assolutamente paragonabile a quello che si ottiene con gli altri due tipi di liquame, il 2 e il 3. Sicuramente quello con la maggior quantità di peli radicali di radici secondarie è il 3. E la differenza si vede ancora più netta negli ultimi strati, cioè dai 40 agli 80 cm di profondità, in cui che praticamente non erano quasi raggiunti dalle piantine che sono state fatte germinare con liquame non trattato. Vedete che ci sono pochissime radici e non raggiungono il fondo. Il fondo era raggiunto anche se non c'era una colonizzazione molto evidente con il liquame aerato più bentonite, mentre c'era una colonizzazione evidentissima quando il liquame era stato trattato con i preparati biodinamici. Quindi quello che dicono, questa è una delle tante prove che sono state fatte sui preparati biodinamici, da dare al terreno, e tutte queste prove concordano nel dire che si aumenta la fertilità del suolo, e l'effetto più evidente è proprio quello sullo sviluppo radicale delle piante. Ci sono domande? Vi ho detto che tutti i preparati vengono diluiti e dinamizzati. Questa fase è fondamentale, la vedremo molto importante anche nell'agromeopatia, e per cui alla fine la quantità che viene poi data in campo è estremamente piccola, perché le diluizioni sono molto spinte.
dopo aver diluito si dinamizza o a mano, come vedete qui, oppure con questi particolari macchinari che sono dei dinamizzatori meccanici, sono anche di dimensioni molto grandi questi dinamizzatori. E che cosa si ottiene? Si ottengono dei vortici prima in un senso e poi nell'altro senso. Questo aspetto della dinamizzazione, che è una cosa molto particolare, è stata molto molto studiata in omeopatia. Perché è importante? Perché si è visto, qui non vi ho portato, qui ci sono tantissimi studi scientifici sulla dinamizzazione, sono molto complessi perché si va a parare nella fisica quantistica, quindi i risultati sono anche di difficile interpretazione da poter spiegare così in poche parole. E ad ogni modo quello che è stato visto è che la dinamizzazione fatta in un certo modo va a cambiare la struttura molecolare dell'acqua. Quindi questo passaggio è estremamente importante, si è visto anche per i preparati omeopatici, la struttura molecolare dell'acqua viene alterata da questi processi di dinamizzazione. Quindi se si dinamizza si ottengono determinati effetti, se non si dinamizza l'effetto non c'è assolutamente. Questo penso che varia anche in base alla forza utilizzata nella dinamizzazione, per cui certo. Cioè, fatta a mano secondo me non cambia la struttura molecolare dell'acqua. No, viene fatta per un lungo periodo. Quando si fa a mano i contenitori sono abbastanza piccoli, bisogna dinamizzare per almeno un'ora, in modo che in genere si fanno 5 minuti in un senso e 5 minuti nell'altro senso. È una cosa molto lunga e molto faticosa, infatti quasi tutti si adottano poi dei dinamizzatori meccanici. L'importante è che venga creato il vortice. Nel momento del vortice è uscito un articolo interessantissimo l'anno scorso su fisica, hanno proprio guardato una serie di fisici quantistici israeliani, ci sono proprio dei salti di elettrone nella molecola dell'acqua. E quindi questo, come poi questo vada a incidere ancora, chi riuscirà a capire per bene come avvengono queste cose prende il nome. Ma non a caso la cosa è talmente interessante che non so se avete mai sentito parlare di Luc Montagnier, è stato il premio Nobel anni fa per, te lo ricordi Montagnier, per l'HIV, cioè è stato lui che ha scoperto il virus dell'HIV, cioè quello dell'AIDS, era in competizione con Robert Gallo e poi Montagnier è stato lui il primo a dare la notizia ufficiale della scoperta di questo virus. E quindi parliamo di uno scienziato di altissimo valore. Sono circa 6-7 anni che si è dedicato allo studio della dinamizzazione dell'acqua, proprio perché è un campo di un interesse enorme e ancora tutto da scoprire, in gran parte da scoprire. Se poi l'acqua voi sapete che ha delle caratteristiche molto diverse da tutti gli altri liquidi. Una sola cosa si dilata quando ghiaccia rispetto a tutti gli altri, e poi tantissime altre caratteristiche dell'acqua che sono estremamente particolari. Noi tutti gli organismi sono fatti al 90% di acqua e quindi sembrerebbe, secondo queste ipotesi molto recenti, che questo cambiamento di struttura dell'acqua va ad incidere sulla struttura acquosa della struttura dell'acqua degli organismi che vengono della pianta o della persona che utilizza questi prodotti dinamizzati.
Questo cambio di struttura porta poi a un metabolismo diverso, quindi può curare dei dismetabolismi esistenti. Però diciamo che chi ancora l'esatto meccanismo d'azione non è noto. Noi stiamo per pubblicare un articolo che è già stato accettato su PLOS One, è una rivista scientifica molto importante, che ce l'ha accettato, abbiamo studiato l'effetto di un preparato omeopatico, quindi che da un punto di vista chimico non ha più molecole della sostanza di partenza, quindi da un punto di vista chimico è acqua, quindi è questo che ancora la scienza ufficiale non riesce ad accettare, perché la scienza ufficiale si basa sul meccanismo molecola-recettore, cioè c'è una molecola che interagisce con un recettore nell'ospite e da questa interazione molecola-recettore c'è poi una cascata di eventi, no? Quando noi utilizziamo o i preparati biodinamici, molti dei preparati biodinamici, o i preparati omeopatici, per le persone, o agromeopatici per le piante, la molecola non c'è più. Non c'è più perché se siamo a diluizioni oltre il numero di Avogadro, voi sapete, Avogadro dice che ciascuna mole contiene 10^6 × 10^23 molecole. Quindi se noi andiamo a una diluizione superiore alla 10^23, di molecole della sostanza originaria non ce ne sono più, quindi chimicamente noi diamo dell'acqua. Però quello che si è visto è che questi preparati hanno un effetto diverso da quello dell'acqua. Perché hanno un effetto? Molto probabilmente perché c'è stato un cambiamento della struttura delle molecole d'acqua che poi trasmettono questo cambiamento all'acqua della persona o della pianta che è stata trattata con questi preparati. E Montagnier si è proprio dedicato ultimamente, ha messo a punto dei metodi particolari di dinamizzazione e ha pubblicato dei lavori interessantissimi proprio sulla dinamizzazione dell'acqua. Quindi questo aspetto della dinamizzazione è estremamente importante. Ci sono studi fisico-chimici molto importanti che sostengono questa cosa. E vi dicevo prima che in questo lavoro che stiamo per pubblicare abbiamo trattato dei semi di frumento con un preparato omeopatico di arsenico oltre a Avogadro, quindi chimicamente acqua. Abbiamo applicato delle tecniche di biologia molecolare, quindi siamo andati a vedere la risposta genica a questo trattamento e abbiamo visto che questo trattamento, benché chimicamente sia acqua, ha dato una riduzione dell'espressione di molti geni, soprattutto a livello degli stoni, paragonato all'acqua di controllo. Quindi, questi effetti si possono vedere non solo così a livello esterno sulla pianta, ma si possono proprio andare, hanno un riscontro a livello molecolare. Qui vi ho portato un altro tipo di analisi molto più semplice che noi facciamo in laboratorio quando non facciamo le analisi molecolari, che è un'analisi basata sulla cristallizzazione delle gocce d'acqua. Quando le gocce d'acqua contengono dei sali, questi tendono a cristallizzare e quando la goccia viene fatta evaporare, quindi le gocce d'acqua si fanno evaporare in condizioni controllate e poi messe su vetrino, poi fatte evaporare, poi queste gocce d'acqua vengono analizzate con un microscopio particolare, che è un microscopio a campo scuro, che dà le immagini di cristallizzazione che si sono ottenute. Andando a dinamizzare, queste sono prove che noi facciamo, adesso lì vi ho messo due figurine, ma noi
quando facciamo queste prove analizziamo solitamente come minimo 200 gocce per ciascun campione, quindi dopo il risultato è una media logicamente di tutti i valori che noi vediamo. Ma diciamo che il valore medio era questo, cioè le gocce d'acqua non dinamizzata, acqua non dinamizzata, presentavano generalmente una forma di cristallizzazione come questa, cioè una forma di cristallizzazione esterna, neanche molto strutturata, e un buco, proprio un buco centrale dove non c'era cristallizzazione. Quando invece la stessa acqua, quindi parliamo di acqua, la stessa acqua veniva dinamizzata con il procedimento che vedete qui, la forma di cristallizzazione cambia totalmente. Quindi il buco centrale sparisce e si forma una struttura molto più cristallina e molto più complessa. Quindi anche con un metodo tutto sommato semplice come quella della microscopia in campo scuro si può mettere in evidenza la differenza che si ha dovuta semplicemente a questa tecnica di dinamizzazione che sembra una cosa così, così stramba e che viene applicata appunto dai biodinamici e dagli omeopati. E quindi abbiamo visto due dei punti che contraddistinguono la biodinamica rispetto all'agricoltura biologica, cioè i preparati biodinamici e il compostaggio. Vediamo il terzo punto, vi ho detto in particolare attenzione ai ritmi biologici e cosmici. Quindi cosa vuol dire? In biodinamica, vi ho detto all'inizio, c'è una altissima attenzione al terreno. Il terreno è visto come un organismo vivente, non semplicemente come un substrato su cui seminare delle cose, e quindi essendo un organismo vivente ha dei propri ritmi anche il terreno, quindi un'espansione al mattino con l'apertura dei fiori e il propagarsi degli aromi e fenomeni di contrazione la sera, chiusura dei fiori e discesa dell'energia, delle forze vitali più verso la terra. Quindi le tecniche biodinamiche tendono a rispettare questi ritmi. La raccolta delle foglie, dei fiori e dei frutti viene fatta al mattino, il taglio del prato viene, perché al mattino sono più ricchi di principi attivi, il taglio del prato va fatto alla sera, per non indebolirlo. Le erbe infestanti che invece vogliamo eliminare vengono tagliate al mattino e quindi considerando questi ritmi le operazioni culturali vengono scandite in un modo diciamo particolare. E inoltre c'è la possibilità di fare le operazioni seguendo il cosiddetto calendario biodinamico. Voi avrete tutti sentito parlare del lunario, no? Qui vengono in biologico viene considerata la luna, semplicemente la luna, che effettivamente anche la luna non viene considerata dalla scienza ufficiale, ma invece ha un effetto notevolissimo. Se la luna è capace di muovere le maree, se noi siamo fatti al 90% di acqua, gli organismi viventi sono fatti al 95% di acqua, la luna avrà anche sulla nostra acqua o l'acqua organica delle piante un effetto. Quindi i biologici considerano il lunario, i biodinamici fanno di più, cioè oltre alla luna considerano l'intero zodiaco e quindi l'influenza cosmica generale sulle piante, quindi raggi provenienti dalle diverse stelle, dagli astri, raggi solari, campi gravitazionali, frequenze magnetiche e così via. E associano in biodinamica si associa
si associano le diverse parti della pianta con i quattro elementi fondamentali dell'astronomia, quindi dell'astrologia: il fuoco, l'aria, l'acqua e la terra. Voi sapete che i segni zodiacali sono tre segni zodiacali per ogni elemento. Quindi i biodinamici cercano di effettuare i lavori a seconda del momento in cui la Luna è in corrispondenza con i diversi segni zodiacali. E i segni di terra vengono, che sono Vergine, Toro e Capricorno, vengono correlati alle radici della pianta. I segni di acqua, che sono il Cancro, il Pesce e lo Scorpione, alle foglie, all'apparato vegetativo. I segni di aria, che sono Gemelli, Acquario e Bilancia, ai fiori. E i segni di fuoco ai frutti e ai semi, che sono Ariete, Leone e Sagittario. E a seconda di dove la Luna si trova nello zodiaco, vengono favorite determinate operazioni culturali al posto di altre. Quindi, quando si può, logicamente ci sono anche delle impellenze in agricoltura, per cui certi lavori vanno fatti indipendentemente dal calendario, ma quando si può, secondo i biodinamici, è buona regola seguire il calendario. Il calendario in cui mese per mese, giorno per giorno, viene detto quali sono i lavori migliori da fare in quel determinato periodo. Viene considerata quindi moltissimo la Luna, ma non è solo Luna calante, Luna crescente come per in agricoltura biologica, è più complesso, e a volte non c'è neanche una corrispondenza netta tra Luna calante, Luna crescente e il calendario biodinamico. Sono stati fatti molti studi anche su queste cose, moltissimi sono stati fatti nei primi anni del Novecento. E ad esempio è stato visto su carote, ma ce ne sono tanti di studi morfologici in cui sono stati valutati gli effetti della Luna e dello zodiaco sulla crescita delle piante. Qui su carota semina due giorni prima della luna piena, semina due giorni prima della luna nuova, semina due giorni prima della luna piena successiva, quindi 15 giorni dopo. Quindi quello che viene da pensare, queste piante che sono, e poi sono state raccolte tutte nello stesso momento queste piante, quindi verrebbe da pensare che quelle seminate 15 giorni dopo dovessero essere più piccole, e invece sono leggermente più piccole rispetto alle prime. Queste sono sempre state seminate prima della luna piena come queste, ma sono tutte e due, anche queste che sono più giovani, molto più grandi di quelle seminate due giorni prima della luna nuova. Quindi fa vedere, idem per i pomodori. Queste sono cinque serie di pomodori, naturalmente della stessa varietà, che sono stati seminati o prima della luna piena, come in A, o prima della luna nuova, e vedete lo stesso effetto. Quelli prima della luna piena producono frutti molto più grandi rispetto a quelli delle piante seminate in luna nuova. Noi abbiamo fatto una sperimentazione, lavoro poi su queste cose, lavoro con Giovanni Vinelli, quindi sono tutte sperimentazioni che facciamo insieme, e abbiamo proprio voluto vedere, confermare con prove scientifiche, con una prova scientifica standardizzata su tantissime piantine, questi effetti. Il nostro modello sperimentale era questo, quindi un semino di frumento
che veniva appiccicato con un pochino di argilla su un cartoncino di carta da filtro. Questo cartoncino col semino veniva inserito in una bustina trasparente e a sua volta la bustina trasparente in un cartoncino opaco, in modo da permettere che al germoglio di crescere alla luce, quindi il germoglio, vedete, cresceva più alla luce e le radici crescevano al buio, in modo da mimare un pochino quello che avviene per i semi nel terreno. La carta da filtro veniva imbibita con un pochino d'acqua e poi per un certo numero di giorni veniva seguito lo sviluppo, misurato lo sviluppo sia del germoglio che delle radici, sia di quella centrale sia di quelle laterali. Veniva tirato fuori la bustina di plastica e proprio misurata. E quando siamo andati, qui abbiamo riportato il tasso di crescita, vedete in verde abbiamo il tasso di crescita del germoglio, in rosso il tasso di crescita delle radici e in blu abbiamo messo le fasi lunari. Vedete che c'è una perfetta corrispondenza tra i picchi di crescita di germoglio e radici con quelle delle fasi lunari. Quindi questo influsso adesso noi lì abbiamo messo solo la luna, ma diciamo l'influsso astrale sulla crescita delle piante, benché queste fossero cresciute in camera di crescita, quindi non in condizioni naturali all'aperto. Le avevamo messe noi lavoriamo in un fitotrone a temperature e luce controllata, quindi in condizioni molto lontane dall'ambiente naturale, ciò nonostante si vede una perfetta corrispondenza dei picchi di massima e di minima tra tasso di crescita delle piantine, vedete qui è leggermente sfasato, ma è qui ancora, e oscillazioni delle fasi lunari. E adesso vi porto alcune sperimentazioni fatte, questa è una prova di confronto tra il metodo biodinamico, il metodo biologico e il metodo convenzionale. È uno studio ventennale, questa è una ricerca bellissima, è stata pubblicata su Science, una delle riviste più importanti, insieme a Nature, è uno studio ventennale condotto da, quindi 20 anni di ricerca, condotto dall'Istituto Svizzero di Ricerca per l'Agricoltura Biologica in collaborazione con l'Ente Federale di Ricerca per l'Ecologia Agraria e l'Agricoltura. Si chiama DOC, lì si è coperto la D, non so perché, D sta per in inglese dynamic, cioè biodinamico, O sta per organic, cioè biologico, e K sta per convenzionale. Quindi la differenza principale tra i diversi sistemi consisteva nella strategia di concimazione e nella difesa delle piante, mentre sono state uguali la rotazione delle colture e la lavorazione del suolo. Come rotazione, vedete, la prova è stata suddivisa in diversi periodi, dal 78 al 94 c'erano patate, poi frumento invernale, qui non leggo, cavolo, di nuovo frumento, orzo e così via. E questa rotta poi nel secondo periodo, dal 95 al 90, no, dal 70, no, non leggo,
dall'85 al 91, qui dal 78 all'84, qui dall'85 al 91, dal 92 al 99, dal 99 al 2005, sì, perché il lavoro è stato pubblicato nel 2008 dopo l'elaborazione di tutti i dati. E in ogni periodo, in ogni ciclo di anni, venivano effettuate diverse rotazioni uguali nei tre, per i tre sistemi. E invece come le differenze erano sulla concimazione, che nel biodinamico avevamo il composto, l'etame, il liquame con i preparati biodinamici, e senza nel biologico senza i preparati biodinamici, nel convenzionale avevamo niente letame ma concimi di tipo NPK. Qui venivano fatte, qui non si vede bene purtroppo le scritte, ma per quanto riguarda la lotta agli insetti, estratti vegetali e lotta biologica nel biodinamico e nel biologico, mentre lotta chimica nel convenzionale. Qui il controllo delle infestanti era meccanico perché non si possono utilizzare i diserbanti. I diserbanti secondo me sono la cosa peggiore, più ancora dei fungicidi e degli insetticidi, perché proprio vanno a distruggere la vita del suolo. Quindi per l'agricoltura non convenzionale veniva fatto un diserbo meccanico, mentre per l'agricoltura convenzionale un diserbo chimico. Vedete che le differenze più evidenti si riscontrano per quanto riguarda la quantità di azoto, fosforo e potassio apportato. Vedete che nel convenzionale, che sono questi grafici più chiari, c'è molto più azoto apportato, potassio apportato e fosforo apportato e potassio apportato. Logicamente questi concimi chimici vengono prodotti con un dispendio energetico, e quindi il dispendio energetico per la produzione dei concimi chimici è molto maggiore nel convenzionale rispetto al biologico e al biodinamico, mentre nel biologico e nel biodinamico c'è più dispendio energetico per quanto riguarda le operazioni colturali, perché nel biologico e nel biodinamico bisogna fare più operazioni colturali e quindi più giri con le macchine, anche se sono macchine leggere, eccetera, più irrorazioni di prodotti sempre naturali, ma vengono dati con un calendario molto più frequente. E quindi abbiamo più dispendio energetico per queste cose, un 15% in più e un altro 15%, quindi un 30% in più nel biologico. Però poi il convenzionale mi consuma quasi un 60% in più di energia per la produzione dei concimi, quindi se noi togliamo 60 meno 30, in totale il convenzionale ha un dispendio energetico molto superiore, il doppio, rispetto al biologico e al biodinamico. Cosa si vede? Quali sono i risultati di questa bellissima prova? Sicuramente una minor resa nell'agricoltura biologica e biodinamica, questo c'è sempre, non ci si, facendo del biologico o del biodinamico non ci si può aspettare la stessa resa del convenzionale. Quando va bene abbiamo un 20% in meno, se no si può arrivare anche a un 30-35% in meno. Però abbiamo questa minor resa, viene compensata da un minor consumo energetico nel biologico e nel biodinamico, quindi un meno 30-40% in meno. Nel biologico e nel biodinamico abbiamo sicuramente una struttura del suolo molto migliore rispetto al convenzionale e molto maggiore in maniera significativa quantità di lombrichi, di insetti del terreno, cioè di vita del suolo. E questo era
significativo, biologico e biodinamico verso convenzionale, ma anche significativo biodinamico verso biologico. Quindi la vita del suolo, del terreno nel biodinamico è molto più stimolata, significativamente più stimolata rispetto al biologico. Per quanto riguarda il frumento, che avete visto era presente nelle rotazioni, il frumento invernale, la quantità di micotossine era simile, quindi le piante con i trattamenti biologici e biodinamici avevano resistito in maniera simile alle malattie fungine, in maniera simile a quelle del convenzionale. Il valore nutrizionale, come vi dicevo all'inizio, quindi da glucidi, lipidi e proteidi, era simile tra i diversi metodi. Anche soprattutto il frumento, la trasformazione era simile come macinazione e cottura. Poi è stata fatta una prova di gradimento sempre dei semi di frumento da parte dei topi. Sicuramente il frumento da agricoltura biologica, sia biologico che biodinamico, era molto più gradito dai topi rispetto al frumento convenzionale, e sicuramente non erano coinvolti emotivamente i topi in questa cosa. Noi abbiamo fatto una prova su frumento facendo un confronto tra metodo biodinamico e metodo convenzionale. Siamo andati in un'azienda che era già biologica, quindi su un buon terreno, quindi un terreno già senza residui e ricco di sostanza organica, e abbiamo coltivato questo frumento di una varietà abbastanza antica, il Pandas, con i due metodi, una prova parcellizzata con tre livelli di concimazione per tutti e tre, sia per il biodinamico che per il convenzionale. Cosa abbiamo visto? Che per quanto riguarda vedete tre livelli di concimazione del biodinamico, tre livelli identici di concimazione minerale, quindi nel convenzionale un testimone. Vi dicevo, il terreno era già a un buon livello di sostanza organica e quindi la resa in granella è stata simile, senza differenze significative, in tutte le parcelle. Invece è risultata diversa la resa in paglia, cioè si vedeva anche ad occhio le parcelle minerali che avevano avuto la concimazione minerale classica NPK presentavano piante molto più alte rispetto a quelle coltivate secondo il metodo biodinamico. Quindi come paglia ne abbiamo avuto molto di più, piante più lussureggianti. Questo cosa ha comportato? Che quando siamo andati ad analizzare le malattie, quindi soprattutto il fusarium su spiga e l'oidio sulle ultime due foglie, abbiamo visto che le piante più lussureggianti erano quelle che erano state più attaccate dai patogeni. E infatti il fusarium praticamente non l'abbiamo trovato, vedete, in quantità piccolissima nel biodinamico, ne abbiamo trovato un pochino ma poco nella parcella che aveva avuto la concimazione più spinta, mentre nel minerale, soprattutto nell'M3, quindi quello che aveva avuto la concimazione minerale più forte, quindi piante estremamente lussureggianti, vuol dire anche quando la pianta cresce tanto, le epidermi della parete sono più leggere, sono più sottili, il fungo riesce molto più facilmente a penetrare e attaccare la pianta. E vedete che in M3 la percentuale di fusarium era estremamente più grande che rispetto al biodinamico. Per l'oidio sicuramente meno, anche se qui abbiamo visto soprattutto in M2 abbiamo avuto un po' di attacco di oidio, ma ne abbiamo avuto un po' anche in B3. Ma soprattutto la cosa più interessante è stata questa sul fusarium. Quindi come risultato di questa sperimentazione
abbiamo visto che la resa in granella è stata praticamente identica. Il metodo convenzionale dava molto più paglia perché dava delle piante più lussureggianti. Abbiamo avuto un'intensa infezione dal fusarium che non si è verificata nel metodo biodinamico e un pochino più di oidio rispetto a quello biodinamico. Siete stanchi? No. Quindi questa è una piccola carrellata sulla biodinamica. Vi ho detto, vi avrei detto qualcosa anche sull'agromeopatia. Cos'è l'agromeopatia? Praticamente è l'utilizzazione di preparati omeopatici in agricoltura. Viene molto utilizzato in India e in tutti i paesi dell'America Latina perché ha sicuramente dei costi di molto più bassi. Purtroppo viene utilizzata in campo dagli agricoltori, però ricerche scientifiche in agromeopatia siamo solo in 3-4 istituti di ricerca che ne facciamo. Noi ci stiamo lavorando da circa 20 anni. C'è un istituto svizzero che anche lì è circa 20 anni che ci lavora, uno inglese, qualcosa, ma poco, diciamo, molto molto poco di ricerca. Si utilizzano i principi dell'omeopatia. L'omeopatia è una medicina, non so se ne avete già sentito parlare, adesso poi tutte le farmacie hanno anche il reparto omeopatico, che è stata introdotta da Hahnemann alla fine del 700, primi dell'800, e si basa su due principi fondamentali, la legge di similitudine e le dosi infinitesimali. Cosa si intende per legge di similitudine? Che viene utilizzato per curare un determinato sintomo un prodotto che, se venisse dato in dosi ponderali, quindi non in dosi omeopatiche, ma in dosi ponderali, a una persona sana, indurrebbe lo stesso sintomo che si vuole andare a curare. Come c'era arrivata questa cosa così stramba Hahnemann? Aveva visto che lui conosceva, essendo un medico, sapeva benissimo quali erano i sintomi della malattia. Quindi febbre intermittente, tremori, sudorazioni, eccetera. Aveva notato che la malaria si curava e si cura tuttora col chinino. Aveva notato che gli operai che lavoravano all'estrazione del chinino dalla corteccia degli alberi della china, degli alberi di china, e che quindi erano costantemente a contatto con questa molecola, presentavano gli stessi sintomi, cioè avevano delle febbri intermittenti, avevano sudorazioni, palpitazioni, eccetera. Per cui ha fatto che vede strano. Poi, facendo tutta una moltissima sperimentazione, ha visto che questo fenomeno spesso si riscontrava, e questo è un fenomeno che è ormai noto ed accettato anche dalla scienza ufficiale, prende il nome di ormesi. Che cos'è l'ormesi? È il cambiamento di effetto, cioè se ad esempio una sostanza a livello ponderale, quindi a una determinata concentrazione misurabile, è un ossidante, quindi provoca ossidazione, quando io la vado a diluire molto, diventa antiossidante. Cioè c'è l'inversione dell'effetto, l'ormesi è l'inversione dell'effetto. Questa è una legge nota, di biologia nota, l'ormesi. Hahnemann ha applicato l'ormesi con l'omeopatia. Ad esempio, voi sapete che, per fare un esempio pratico, che quando si taglia la cipolla si lacrima. Quindi la cipolla dà lacrimazione. Con che cosa viene curato omeopaticamente un raffreddore che si manifesta con lacrimazione? Con la cipolla, preparata omeopaticamente, che prende il nome di Allium cepa, il nome
è il nome latino della cipolla, date però in dose infinitesimale, in dose omeopatica. Quindi lo stesso principio che provoca il sintomo viene usato in dose omeopatica per curare il sintomo stesso. Questo è l'approccio che è usato in omeopatia per scegliere il prodotto che deve essere utilizzato per la cura. Quindi la legge di similitudine è questa, quella delle dosi infinitesimali significa che i preparati omeopatici vengono sottoposti, come quelli biodinamici, a un processo di diluizione estremamente spinta, diluizione che viene intercalata da dinamizzazioni. In omeopatia, oltre al vortex, si utilizzano anche le succussioni verticali, le lemniscate, ci sono diversi sistemi per dinamizzare. Da una tintura madre, partendo da una qualunque sostanza, quindi sempre sostanze naturali, si effettuano diluizioni successive che possono essere fatte in scala decimale, in scala centesimale, in scala millesimale e così via, intercalate da diluizioni. Quindi se ad esempio dalla tintura madre io diluisco una prima diluizione, una 10, poi effettuo la dinamizzazione, otterrò la DH1, D sta per decimale, H annemaniano. Quindi qua, se invece faccio in scala centesimale, diluizione 1 a 100, dinamizzazione CH1, in scala millesimale, diluizione 1 a 1000, dinamizzazione M1, poi dalla DH1, parto dalla DH1, diluisco 1 a 10 e quindi DH2 e così via. Quindi quando voi comprate un preparato omeopatico, se c'è scritto ad esempio CH5, vuol dire che ha avuto 5 successive diluizioni, 1 a 100 dinamizzate. Quando supero la 23, quindi il numero di Avogadro, non ci sono più molecole. Questi preparati omeopatici noi li abbiamo provati su diverse colture. Buongiorno. Ad esempio su fragola, abbiamo visto la fragola viene infettata molto spesso, uno dei patogeni più pesanti per la fragola è la botrite cinerea, che provoca la cosiddetta muffa grigia, avviene anche in fase di post raccolta, vi sarà capitato di vedere nelle vaschette delle fragole con questo peltro grigio di muffa che non sono altro che le ife del fungo, ed è una malattia molto distruttiva per la fragola. Noi abbiamo fatto un progetto triennale con la provincia di Trento, che è una delle più grosse produttrici di fragole in Italia, e proprio cercando di utilizzare i preparati omeopatici, quindi in un'azienda biodinamica in cui il terreno era stato trattato, concimato e trattato con i preparati biodinamici, e avevamo dato contro la botrite utilizzato dei preparati omeopatici da spruzzo. I preparati che abbiamo utilizzato sono stati in base a prove preliminari che avevamo fatto, avevamo visto che ad esempio lo zolfo alla 6DH, vedete questo è il controllo trattato con acqua, quindi fortemente preso, sono le piante che erano state trattate con zolfo, in cui si vede che il livello dell'infezione è sicuramente molto più debole, molto più leggero. E abbiamo utilizzato la botrite in scala millesimale M8 oltre Avogadro, quindi abbiamo fatto un preparato partendo dalle piante infette, dalla pianta infetta, poi diluendolo molte volte. E abbiamo usato lo zolfo perché avevamo visto in prove preliminari che funzionava, e come il controllo negativo era l'acqua e il controllo positivo il rame, che è quello che viene utilizzato generalmente in agricoltura biologica. E poi anche una combinazione al 50% di questi due preparati. Cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che i preparati omeopatici hanno indotto una diminuzione significativa dello scarto produttivo dovuto a muffa grigia,
quindi hanno prodotto il 30-40% in più rispetto al controllo che non era stato trattato, e questo controllo che aveva, dell'infezione che abbiamo ottenuto, era del tutto similare a quello ottenuto con rame, quindi l'effetto è stato veramente simile. Poi facendo delle prove di, come con i topini, facendo mangiare le fragole trattate con i diversi trattamenti a un panel di persone che logicamente in cieco, noi lavoriamo sempre in cieco, cioè gli sperimentatori non sanno che cosa stanno valutando per non essere influenzati, le abbiamo fatte prima annusare le diverse fragole sottoposte a diversi trattamenti e poi assaggiare. E vedete, c'è la valutazione gustativa, la valutazione odorosa e la valutazione visiva per dire quali sembravano più belli. Vengono, i dati vengono elaborati secondo questi triangoli che vanno da 0, quando il è più brutto, fino a 9, che è la valutazione più bella. Quindi maggiore è l'area del triangolino colorato, più sono state gradite le fragole. Vedete che quelle di controllo trattate con acqua sono state le peggiori. Tutti i trattamenti hanno migliorato la situazione, in particolare lo zolfo. Vedete che avevamo fragole che sia visivamente, sia da un punto di vista gustativo, sia da un punto di vista odoroso, questo zolfo omeopatico M8, siamo oltre a Avogadro, M8 corrisponde alla D32, quindi siamo oltre a Avogadro un pezzo, quindi il trattamento chimicamente era acqua, tengo a sottolinearlo perché sembrano risultati strani, era acqua, eppure ha dato dei risultati altamente significativi. Vedete che lo zolfo aveva sia controllato l'infezione di botrite, questo zolfo omeopatico, sia reso le fragole più appetibili da tutti i diversi punti di vista. In più siamo andati ad analizzare da un punto di vista biochimico il prodotto e abbiamo visto che sempre lo zolfo, questo sulfuro N8, le fragole che erano state trattate con questo preparato avevano, come vi dicevo all'inizio, una maggior quantità di metaboliti secondari, quindi da un punto di vista nutraceutico facevano molto meglio rispetto alle fragole di controllo, perché avevano più flavonoidi, più vitamina C, più polifenoli totali, più antocianine, quindi tutti composti antiossidanti, quindi il risultato è stato veramente molto, molto interessante. Volevo capire bene, cioè il sulfuro, lo zolfo, causava, diciamo, favoriva la formazione di questo tacco fungico, giusto? E dando le dose infinitesimale lo ha impedito, diciamo, sì. Così. Sì. Sì. Un altro esempio, qui abbiamo lavorato, invece è stata la Regione Marche che ci ha finanziato un progetto, anche questo triennale, sul cavolfiore. Uno dei patogeni, il cavolfiore è una coltura molto importante per le Marche, è uno dei patogeni più importanti, cicola, un altro fungo che dà queste macchie necrotiche sia sulle foglie che sul corimbo, cioè sul fiore. E perché ci ha finanziato questo progetto? Perché in agricoltura biologica quello che veniva sempre usato contro l'alternaria brassicicola era il rame, solo che nel tempo si è visto che il rame, pur essendo ammesso nei protocolli di agricoltura biologica, nel tempo può creare degli accumuli nel terreno e quindi diventare in qualche modo fitotossico. Allora la comunità europea ha praticamente diminuito moltissimo la dose di rame ammessa nei protocolli di agricoltura biologica, l'ha quasi dimezzata, quindi diventava un grosso problema per i coltivatori che facevano biologico poter contrastare l'infezione di questo fungo con un dimezzamento delle dosi di rame consentito.
E allora ci avevano chiesto se potevamo vedere se si riusciva a trovare un preparato omeopatico da poter affiancare al rame per migliorare la situazione. E qui rispondo a quello che diceva prima, noi abbiamo utilizzato la per trovare questi trattamenti, sembra tutto così facile, ma noi mettiamo all'incirca un anno e mezzo di prove per riuscire a trovare il trattamento che funziona, perché dobbiamo, essendoci pochissima ricerca scientifica, dobbiamo fare degli screening estremamente ampi, prima in vitro, poi in fitotrone, per riuscire a trovare un trattamento che funziona, quindi estremamente lungo, proprio dovuto al fatto che purtroppo la ricerca scientifica è molto poca in questo settore. E ad ogni modo avevamo visto che l'arsenico dato in forma ponderale sulle foglie delle piante provoca delle lesioni necrotiche che sono molto simili a quelle provocate dal fungo. Quindi abbiamo detto, beh, se provoca lesioni simili, vediamo se dato in forma omeopatica ci protegge dall'infezione dello stesso fungo. Anche perché l'arsenico è assolutamente vietato in agricoltura. Un tempo c'erano anche insetticidi con l'arsenico, eccetera. Adesso l'arsenico non si può assolutamente utilizzare, ma noi lo utilizziamo a un dosaggio in cui di molecole di arsenico non ce n'è più neanche l'ombra, perché siamo oltre a Lugano. Voi nella ricerca quindi cercate di danneggiare la pianta in modo simile? Sì, per riuscire a trovare il trattamento, per riuscire a trovare il trattamento da applicare, noi dobbiamo uno dei sistemi, poi dopo ce ne sono anche degli altri, uno dei sistemi che adottiamo è quello di andare a assaggiare dei prodotti in maniera ponderata, prodotti naturali sempre, perché anche l'arsenico non è arsenico di sintesi, è arsenicum album, quindi è un prodotto naturale, lo andiamo a assaggiare in maniera ponderare, quindi una determinata concentrazione sulla pianta, valutiamo il sintomo che dà, se vediamo una somiglianza dei sintomi con quelli indotta dal patogeno che vogliamo andare a creare, a curare, lo diluiamo e dinamizziamo e andiamo a vedere se per caso funziona. E che cosa abbiamo visto? Prima l'abbiamo assaggiato sulla germinazione delle spore di alternaria in vitro, quindi facevamo germinare le spore o nell'acqua di controllo o nell'arsenico omeopatico. Noi abbiamo lavorato alla 35 di H, Avogadro è 23, quindi è acqua, vi ripeto, era acqua. Vedete però che nonostante che qui fossero in acqua e qui fossero in un trattamento che chimicamente è acqua, qui dopo 3-4 ore, il tempo in cui la spora, ci mette la spora per imbibirsi e poi germinare, vedete che la totalità delle spore aveva già emesso il tubetto germinativo. Le stesse spore messe nel trattamento omeopatico non germinano. Quindi in quest'acqua, che è il trattamento omeopatico, c'è un qualcosa che inibisce la germinazione delle spore. E già questo era un fatto interessante per poi andare in campo, perché se noi diamo un trattamento che fa germinare meno le spore del fungo, è già un grossissimo vantaggio. Poi abbiamo fatto degli esperimenti in vitro, ma su foglia. Quindi inoculato artificialmente col fungo, con l'alternaria e poi la foglia lasciata su carta da filtro imbibita d'acqua, e invece in questo caso inoculata nello stesso identico modo ma su carta da filtro imbibita col trattamento omeopatico. Vedete che la crescita fungina è stata molto minore
nella foglia trattata col trattamento omeopatico. Infine siamo andati in campo, abbiamo fatto due prove di campo e cosa abbiamo visto? Che il trattamento con arsenico anche in questo caso ha dato un effetto simile a quello ottenuto con rame alla dose, quella pesante, perché a dose minore, il rame a dose minore ha funzionato peggio del nostro arsenico omeopatico, e anche qui abbiamo avuto un controllo dell'infezione intorno al 46% e con rame il 45%, quindi un controllo abbastanza buono. Abbiamo fatto una valutazione qualitativa e abbiamo visto che i cavoli erano più, quelli trattati omeopaticamente rispetto al controllo, erano più compatti e più grandi. Qui lo potete vedere, questo è quello trattato omeopaticamente, questo era il controllo, sia sono più compatti sia hanno dimensione maggiore. E anche qui abbiamo fatto l'analisi nutraceutica, cioè siamo andati a vedere composti del metabolismo secondario, tutte le brassicacee, tutte, cioè cavoli, cavolfiori, tutte le brassicacee hanno dei composti tipici che sono i glucosinolati. Sono dei composti, anche questi con attività antiossidante, quindi con nutraceutici, quindi più elevato il livello di glucosinolati che ho nella pianta, meglio mi fa a me che lo mangio. E abbiamo visto che le piante trattate col preparato omeopatico avevano un livello di glucosinolati significativamente più alto rispetto al controllo. Quindi cosa c'è da dire in conclusione? Quali sono i vantaggi di questo metodo? Sicuramente una riduzione dell'impatto ambientale, perché quindi come vi dicevo prima, minor consumo energetico perché non vengono prodotti sostanze di sintesi. Una riduzione dell'apporto di sostanze chimiche nel terreno, proprio perché non utilizzo pesticidi, erbicidi, eccetera, quindi un terreno molto più vitale rispetto a quello dell'agricoltura convenzionale. E quindi una struttura e una fertilità maggiore e un miglioramento delle qualità nutraceutiche dei prodotti. Quindi non nutritive, perché glucidi, proteidi, lipidi sono identiche, ma nutraceutico, quindi quello che è legato al metabolismo secondario. Quali sono gli svantaggi? Sicuramente rese inferiori, dal 20 al 40-45% rispetto all'agricoltura non convenzionale, quindi non sostenibilità su larga scala. Questi prodotti hanno un costo maggiore rispetto a quelli normali, anche perché richiedono molta, molta più manodopera rispetto all'agricoltura convenzionale, però poi quando si parla di non sostenibilità su larga scala bisogna anche considerare che il problema della fame nel mondo dipende anche da una iniqua distribuzione delle risorse alimentari, non solo dalla loro quantità, e qui si apre un discorso estremamente ampio. E come vi dicevo, lo svantaggio di una maggior lavorazione meccanica del terreno, soprattutto per quanto riguarda le erbe infestanti che devono essere levate meccanicamente. Bene, vi ringrazio. Allora, io lascerei la parola a chi vuole fare le domande, però farei un appunto sul discorso della sostenibilità e anche della produzione. Se è vero che effettivamente nel tempo attuale c'è questa riduzione, c'è anche da dire che le colture di carattere estensivo che vengono fatte per esempio in America con quei metodi famosi che sono gran quantità di cosciuccio e non rispetto al terreno, provocano ogni 10, 15, 20 anni la desertificazione del terreno. Quindi noi dobbiamo pensare anche... Sì, è un discorso molto ampio. Se voi avete dei figli, questi, che mangiano? Cioè, voglio dire, perché in America adesso producono così e vanno in mercato, ma quando hanno distrutto i loro terreni, alla fine il problema c'è per tutti. Quindi
Il problema non è semplicemente quello di produrre adesso di più. Se vogliamo contrastare la fame nel mondo, bisogna anche che manteniamo il terreno in maniera sana, quindi che non lo desertifichiamo, e poi anche che non lo consumiamo in maniera assurda come stiamo facendo adesso. Questi sono i discrimini fondamentali. Per la fame nel mondo, che è vero, adesso con un discorso di redistribuzione potrebbe essere sicuramente tranquillamente azzerata, per il futuro non sarà così perché c'è un aumento di popolazione, però è vero anche che questo aumento di popolazione non si può pensare di ovviare con questo sistema qui, cioè un aumento di produzione a rischio contrasto, ma con un cambiamento delle abitudini anche alimentari. È ora di finire a un certo momento che certe popolazioni, tipo gli americani, mangiano solo delle grandi bistecche, perché le loro bistecche costano sangue a tutti quanti, anche in termini di sostenibilità. È ora di fare in modo che quei 900 milioni di tonnellate che vengono usate per allevare le mucche cominciano a essere invece usate per l'alimentazione umana, e in questo modo noi risolviamo il problema. E poi c'è anche da dire che questo tipo di approccio è un approccio che permetterebbe l'autosufficienza all'agricoltore, perché non deve andare a comprare i concimi. Democrazia, democratica. È molto più democratico, molto più democratico, perché i concimi se li produce da solo, dalla propria azienda, e quindi non c'è bisogno della... E poi è tutta un'ottica diversa, perché io ho avuto molte esperienze prima di interessarmi di queste cose. Ho lavorato molto sul problema dell'infezione del virus del pomodoro sulle colture, soprattutto sulle solanacee, pomodoro, peperone, eccetera, che sono essenzialmente coltivati in Sicilia. Allora, questa infezione è un'infezione che è un virus terribile. Pensate solo che, vi dicevo, a 50-60 gradi si degradano la maggioranza dei microrganismi patogeni. Per il virus del mosaico del tabacco ne occorrono 95 di gradi per disattivarlo, quindi pensate la resistenza che ha questa molecola. L'infezione avviene per contatto, cioè basta che ci sia una pianta malata, la pianta vicina, se si sfregano con le foglie, c'è un passaggio o con le radici, il virus passa per ferita, per microferita, dalla pianta malata alla pianta sana vicina. Allora, che cosa ho visto in tanti anni che ho seguito soprattutto le produzioni meridionali? Vengono fatti essenzialmente in serra questi prodotti, perché le primizie costano di più e quindi in serra riescono a farle prima. Compravano il semi dalle multinazionali, perché sono tutti ibridi, quindi no, non ci sono più i semi omozigoti che si possono riprodurre ormai, sono tutti semi ibridi, e quindi essendo ibridi, voi sapete meglio di me, che non si possono raccogliere e riseminare perché i caratteri sono diversi, e quindi tutti gli anni l'agricoltore è costretto a ricomprare le sementi, altro problema di non autosufficienza quindi compra le sementi che hanno un notevole costo, soprattutto perché oltre a essere ibridi, molte volte sulla bustina c'è scritto, sono stata anche in processi, perché noi possiamo andare a fare come periti in tribunale, c'è scritto resistente al virus del mosaico del tabacco. Quindi cosa succedeva nell'agricoltore? Prendeva questi semi, spendeva i soldi, seminava. E non si interessava più di andare a controllare se vedeva dei sintomi o meno, perché c'era scritto resistente. E quindi, essendo scritto resistente, lui era tranquillo. Invece, purtroppo, cosa fanno le multinazionali? Fanno produrre i semi in paesi del terzo mondo, perché la manodopera costa molto meno. Non ci sono sufficienti controlli fitosanitari, perché non li fanno in maniera adeguata, e quindi molto spesso succedeva che
c'erano dei semi infetti già all'interno della bustina. Col virus del mosaico del tabacco basta che ci sia un 1% di seme infetto che a fine coltura la coltura è tutta presa. Non solo la coltura è tutta presa e quindi non potevano essere venduti i pomodori, ma anche il virus rimaneva nel terreno con i residui di vegetazione e andava ad infettare le strutture. Quindi era un danno che dopo si portavano dietro per anni e nonostante che io dicessi voi dovete abituarvi, perché non c'è nessun trattamento, anche se uno volesse fare del chimico, non esiste un trattamento chimico contro le virosi. Quindi contro i virus si può fare solo del preventivo, quindi delle tecniche di controllo preventivo. Io dicevo, voi dovete una volta seminato controllare queste piantine, insegnare, sono sintomi riconoscibilissimi quelli del mosaico del tabacco, visto una volta li riconosce anche un bambino, dovete estirpare le piantine che vedete malate subito, anche se estirpate 100 piantine è un danno irrisorio rispetto a quello che poi capita, e in questo modo proteggete le altre. Oh, non c'era verso col fatto che c'era, quindi viene anche tolta all'agricoltore la propria cultura. Lì si abitua ad essere dipendenti da quello che viene dato. E quindi c'è anche questo discorso, che è un discorso molto importante. Nel biodinamico molto spesso vengono utilizzate sementi antiche, quindi molto spesso mozzicotte, ed è l'agricoltore stesso che seleziona, quindi è padrone della selezione, quindi lui seleziona i semi, ad esempio per quanto riguarda il frumento, dalle spighe migliori, che oltretutto sono spighe che sono migliori in quell'ambiente lì, e quindi sono già adattate, e quindi sono tutti discorsi che poi uno segue l'altro. Vedo che ormai siamo al debacle, se avete una domanda o due prima che finiamo. In tutte le colture in cui utilizziamo le soluzioni omeopatiche c'è un aumento delle proprietà nutraceutiche? Per quello che abbiamo visto noi, sì, purtroppo noi siamo in pochi a fare queste sperimentazioni. Quello che abbiamo visto, abbiamo fatto due prove in due ambienti diversi su fragola, una prova su cavolfiore, l'abbiamo fatta anche qui in due ambienti diversi, l'abbiamo fatta sia in Emilia Romagna che nelle Marche e abbiamo avuto lo stesso risultato, e abbiamo fatto una prova su fagiole, anche quella ha avuto lo stesso risultato. Purtroppo, come dicevo prima, di sperimentazione ce n'è poca. Adesso stiamo cercando, è già due anni che ci lavoriamo, ma finora senza risultati, proprio risultati zero. Se riusciamo a valutare un prodotto omeopatico che possa aiutare le colture, questo quindi in generale, contro i fenomeni di siccità. Quindi se desse trovare qualcosa che desse un pochino più di resistenza alla siccità, che è un grossissimo problema adesso in tutto il mondo. Però finora risultati zero. Non, come vi dicevo, è molto difficile riuscire a trovare. È possibile, visto che l'agricoltura biodinamica e biologica non danno una grandissima produzione rispetto a quella convenzionale, è possibile modificare alcune tecniche della convenzionale, inserire del biologico, del biodinamico, in modo da avere una produzione migliore, ma sempre con una grande quantità? È difficile perché il biologico e il biodinamico si basano proprio sul terreno, quindi la concimazione del terreno non deve essere fatta con concimi di sintesi. E quindi è molto difficile poter integrare. Si può benissimo fare insieme il biologico, il biodinamico e l'agromeopatia, sono tutti compatibili tra di loro. Ma il convenzionale cioè se noi non abbiamo prima un terreno vitale,
un approccio biodinamico non funziona, è già stato provato questo, infatti ad esempio i prodotti biodinamici siccome hanno delle proprietà nutraceutiche migliori sembra, vengono anche, hanno dei marchi di qualità, ad esempio il marchio più serio è un marchio tedesco che è il marchio Demeter sulla qualità dei prodotti. Per dare il marchio Demeter sul prodotto, l'azienda deve aver subito una conversione almeno di 10 anni senza aver dato prodotti di sintesi chimica. Per essere considerata biodinamica, cioè prima il passaggio, quindi ci sono i primi 2-3 anni in cui diciamo non è neanche considerata biologica, semplicemente si comincia a non dargli più e si comincia a dare altre cose. Poi comincia a essere catalogata come biologica, ma per essere catalogata come biodinamica ci vogliono 10 anni prima di avere il marchio. E poi ci sono le aziende che hanno il marchio, sono costantemente controllate. Il controllo in biodinamica, gli organismi di controllo in biodinamica sono molto 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 più seri che nel biologico. Nel biologico spesso si trovano prodotti che con l'etichetta c'è scritto biologico, ma che se si vanno a fare le analisi chimiche dei residui se ne trovano. E quindi vuol dire che qualche trattamento chimico vengono fatti. Col biodinamico, da quando io me ne interesso, che saranno già 20 anni, non ho mai sentito un problema col marchio biodinamico. Anche perché c'è da dire che il biodinamico comporta anche un agricoltore non fa biodinamica semplicemente per guadagnare di più, perché non è, anche se i prodotti costano di più, è molto di più il lavoro e la fatica che lui fa rispetto a quello che può essere il guadagno. Quindi quando uno arriva a fare della biodinamica vuol dire che ha fatto un percorso suo mentale, umano, che l'ha portato verso determinati principi. E quindi non fa più dei giochetti, capito, generalmente, per sfruttare la cosa. Nel biologico è ancora un po' più, è più acerba la maturazione dell'agricoltore biologico rispetto a quello dell'agricoltore biodinamico. Ci sono delle bellissime aziende biodinamiche in Svizzera. In Svizzera ci sono delle aziende, io ho portato molte volte dei miei studenti a vedere, ci hanno fatto assaggiare cose, a parte che il sapore è veramente diverso, ma l'abbiamo visto anche lì con le fragole, è veramente molto diverso il sapore dei prodotti biodinamici rispetto a quelli biologici. Abbiamo provato delle mele, sono mele di antiche varietà, coltivate biodinamicamente, hanno dei sapori che sono... Poi la cosa bella è che sono tantissimi tipi di mela, cioè questi agricoltori hanno, per cui non c'è più solo quelle 4-5 varietà di mela che troviamo alla costa. Di mele ce ne sono, ce ne saranno 50 varie, e ogni tipo di mela ha un sapore che riesci a identificare rispetto all'altro. Se adesso, se noi prendiamo le mele della Coop e uno è bendato, più o meno sa più o meno tutto di acqua, per cui ti mangi una mela grande così, ma poi uno è poco soddisfatto da un punto di vista gustativo. Io ho sentito delle mele biodinamiche di antiche varietà che una melina grande così ti dà un godimento un godimento incredibile. Quindi ci sono tanti aspetti che concorrono nel rendere interessante questo tipo di approccio. Certo che è un tipo di approccio che è molto diverso rispetto a quello tradizionale, molte cose devono essere ancora comprovate scientificamente, purtroppo, come ho già detto, i gruppi di ricerca seri che fanno ricerca scientifica su queste cose sono poche. Se i finanziamenti per la ricerca adesso sono
un dramma in tutti i sensi, perché la ricerca viene proprio pochissimo finanziata. Quando si fanno delle cose alternative si è finanziati ancora di meno, perché la scienza accademica ufficiale guarda ancora queste cose con molto sospetto. E in effetti anch'io, quando ho cominciato a interessarmene 25 anni fa, proprio ho detto, se lo praticano vorrà dire che qualche effetto ci sarà, però ero estremamente perplessa quando ho cominciato a interessarmi anche di omeopatia. E poi prove su prove, ho visto che gli effetti c'erano, e quindi pian pianino mi sono convinta che, benché queste cose abbiano un'aura magica, qualcosa che funziona c'è. Bisognerebbe essere in tanti a fare ricerca su queste cose per capire il perché funziona. Questo sarà compito vostro. Io ormai vado in pensione. Bene. Grazie. Niente, a voi.